squadre che all'uscita chiudono la 29esima giornata di Serie B. Il Crotone ha bisogno di punti preziosi per risalire dal fondo della classifica, è terz'ultimo a quota 26, mentre il Lecce punta a vincere e mantenere vivo il sogno della promozione diretta in Serie A. Ne esce un match di alta intensità soprattutto nel primo tempo, caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte, e un risultato che accontenta soprattutto i padroni di casa. Grande furore navale a sbloccare la partita e dopo appena 5 apostrofo uno dei recenti protagonisti della squadra di Scopo, Simi, autore degli ultimi 4 gol del Crotone. Al suo colpo di testa praticamente perfetto risponde dopo appena 4 minuti Tabanelli su assist di Tazidis, sempre di testa. È un'infornata anche quella di Mancosi, che al 25esimo ritrova il gol dopo 2 mesi di digiuno. Cordas, che un minuto prima con una parata strepitosa ha evitato il 2-1 di Parco. Questa volta non può opporsi, troppo disattenta la difesa del Crotone, che lascia Mancosi libero di staccare tutto in un ultimo rallento inevitabilmente nella ripresa, per riaccendersi negli ultimi 20 minuti. Calderoni si perde bene lì, e col piatto trova i tempi giusti di inserimento firmando il proprio secondo gol stagionale in campionato. È una batosta per il Lecce, che rischia di crollare, e 5 apostrofo al termine solo un miracolo di Marino può evitare il 3-2 di Carbo. Al 96 apostrofo arriva il fischio finale, il Crotone con una rimonta di orgoglio raggiunge il Foggia al terz'ultimo posto con 27 punti. Lascia lo Scida con qualche rimpianto in Lecce, che sabato prossimo dovrà recuperare la partita sospesa il 1 febbraio contro l'Ascoli, seconda chance importante per avvicinarsi alla Serie B.